stagione 2022-21 con la Prime League, dalla pole position alla nona in carriera per Emis, prima fila accanto a lui Daniele Play, seconda fila con Stefano Canino Pozzuca, terza fila per Ferra ed F, a chiudere la top 6, tutti quanti con gomma soft nelle prime 10 posizioni, soft anche per Fagmox in tredicesima posizione, Robby, Naspaz in sedicesima e diciassettesima, tutti gli altri piloti invece optano per la gomma media. Ci aspettiamo una strategia solita ad una sosta, ma attenzione anche alla possibilità di voler modificare questa strategia con una safety car, spesso molto quotata qui a Monza, vista le altissime velocità, soprattutto nella variante Ascari, molto tricky. 8 vincitori diversi in questa stagione di Prime League e vedremo se avremo quel fantomatico nono nome per continuare a scrivere il record in questa quinta stagione di Prime League. Decisamente molto molto equilibrata e molto molto bella da vivere. Le vetture si stanno andando a posizione in questo momento con chi come Dio in diciottesima ed ultima piazza. Allora prontissimi a vivere i 27 giri del Gran Premio di Monza con i semafori che si stanno andando ad accendere in questo momento. Attenzione al rilascio della frizione, già il boato del pubblico lo sentiamo dalle grate per il Gran Premio d'Italia categoria Prime League stagione 2020-2021 con Emis e Daniele Play dalla prima fila. Sarà selvaggia la scorsa verso la staccata di curva 1, buona rilascio della frizione a parte di Daniele Play, scoda un po' Emis, attenzione perché si avvicina, si infila Canino tra le due vetture, subito in 3, buona un sacco di flap, si infila anche Pozzuca, attenzione in 3 alla prima variante con Pozzuca che è all'interno, Emis che allunga la staccata, sono volati un sacco di flap probabilmente dalla vettura di Stefano Canino che riceve una ruotata anche dalla Mercedes di F, è stata molto pericolosa la partenza anche nelle retrovie con tante vetture che erano partite in maniera molto molto lenta, si sono scambiate più volte le posizioni, vediamo se continua ad esserci battaglia con Stefano Canino che adesso arranca nei confronti di Pozzuca per il danno all'ala, gli altri piloti si rispettano discretamente, c'è un sorpasso tra Robby e Krikkonen, peccato per Krikkonen che scattava dalla nona posizione, era stata un'ottima qualifica, errore di Fabio Max con Robby che all'uscita della roccia fa un grande sovrasterzo per evitare il contatto con la McLaren di Fabio Max, brillante la reazione da parte di Robby nell'evitare il contatto, dicevamo che era stata buona la qualifica delle due Red Bull, di nuovo in delle due Racing Point, pardon, di nuovo in top 10, splendido l'attacco da parte di Daniele Play, si è infilato Stefano Canino in un varco impossibile, si infila adesso dall'esterno F, alza il piede Stefano Canino, non se la sente di arrivare a tirare la staccata ad F proprio alla variante Ascari, siamo nel corso della prima tornata con Stefano Canino che ha un pesante danno all'ala e sta proseguendo, questo sicuramente tornerà in box in questa tornata, attenzione a Daniele Play che verso la parabolica prova ad ottenere la traiettoria interna. Alzano entrambi il piede, non si stanno capendo qui con Daniele Play che vuole sopravanzare Stefano Canino che però invece dovrà tornare ai box e quindi alza il piede, attenzione alle vetture dietro perché è facile che con questa disattenzione magari possa arrivare al contatto, torna purtroppo ai box un mesto Stefano Canino, Lopez che sopravanza Ferra, mette subito nel mirino, quindi Daniele Play sale in quinta posizione per quanto riguarda i danni, 31% per Stefano Canino, 12% per F, Dr. Wu, Krikkonen, Naspaz alla completamente divelta e nel tornare ai box prende anche una penalità di 5 secondi. Si crea subito il gap lì davanti con Emis e Pozzuca ed F che come detto ha subito questo danno all'ala ed entrambi diciamo sia F che Daniele Pei hanno perso tempo nel dover sopravanzare Stefano Canino, un secondo qui a Monza è già tantissimo da dover recuperare, comunque siamo solo nel corso della seconda tornata di 27 e già Emis tenta di mettere fuori dalla zona di DRS Pozzuca, bisogna subito tirare l'ERS in queste prime tornate, l'abbiamo imparato nel corso di questa stagione che i piloti subito spingono ovviamente per non offrire il DRS al proprio rivale e cercare di mettere ovviamente il proprio rivale in difficoltà, soprattutto quanto alla chat che abbiamo ritrovato, speriamo che adesso i problemi tecnici siano stati risolti. Davanti Emis sta cercando subito di fare il vuoto davvero peccato nel curva 1 perché è stata davvero una carne piccina, sì, è che non ci sono arrivati in realtà a curva 1 perché ho visto Stefano, Daniele Pei era partito abbastanza bene, purtroppo le solite difficoltà di Emis nel rilascio della frizione, nel proseguire, nell'avere potenza e si era infilato invece benissimo Stefano Canino con la sua classica partenza rapidissima a causa del device che aiuta un pochettino e però purtroppo le vetture poi si sono andate a stringere, quindi un panino stile Singapore con Vettel, Raikkonen e Verstappen che non ha scatenato il devasto, perché in effetti una vettura che si innescava un testa a coda con la vettura lì in mezzo alla pista sarebbe stata una vera e propria carneficina con tutti i piloti che arrivavano lanciati. Pozzuca ha riagganciato Emis, era un secondo, si è riagganciato subito, tornato subito sotto. Allora vediamo cosa decidono di fare lì davanti e soprattutto appena qualche metro più indietro perché F1 con questo danno all'ala potrebbe soffrire un pochettino anche se ieri con Relo abbiamo visto tenere bene il ritmo anche di Miche, certo è sì anche questo è vero, certo è che però entrambi avevano il DRS quindi a livello mentale
può comunque far comodo, dire ok, sì, ho questo piccolo danno all'ala, però quello che perdo in curva entro un po' più piano, mi prendo meno rischi e poi recupero tutto sul dritto. F per il momento è fuori dalla zona, ma ho l'impressione che Amis stia giocando un po' e anche da stuzzo. E è bello. Ci siamo esaltati per Robby in Belgio la scorsa settimana, quando si era lasciato sopravanzare da Canino per avere poi lui il DRS, insomma giocare un po' di squadra. È bello vedere che ci sia così tanta intelligenza in Prime, ma decisamente Pozzuga non vuole lasciare ad Emanuel Nardacci l'utilizzo, eccolo, di questa strategia, e allora decide di mettersi davanti, decide di diventare lui a dettare il ritmo. Daniele Plain intanto sopravanza F, staccato della prima variante, anche lui va dentro senza troppa difficoltà. In realtà un po' di difficoltà c'è stato, è andato un po' lungo Daniele, un po' missato il punto di coda sul cordolo interno, e subito dietro di loro, sì, è arrivato già Lopez che da qualche tornata si sta... si è appollaiato, diciamo, sull'ala delle posteriori delle vetture davanti a lui. Sta utilizzando il DRS per tenere il ritmo. F si era fatto vedere alla roccia, però è andato leggermente lungo. Allora esce piano dalla variante alla roccia e vediamo se Lopeschi tenta subito di infilarsi. Mossa non troppo arguta, mi permetto di dire, questa di F, che Zabbi su dottor danno all'ala. Anche lui, immagino, alla roccia. Sì, forse un piccolo danno anche per dottor Rupo, che ho notato molto sotto sterzo. Si trova al 12%. Sì. Occhio anche Fabio su Dr. Ru e tutto un gruppetto lì. E allora bisognerà stare attenti anche alla situazione Zambia, perché adesso è il primo dei piloti con la mescola media in ottava posizione. Scappato definitivamente Daniele Plain con Freddy F ed è andato a riprendere lì davanti Emis, che segue Pozzuoli. Mamma quindi mia, tensione che al ritmo, perché Daniele Plain. Sì. Oh, Krikkonen! Muro! No, muro! Mannaggia. L'abbiamo visto tensione in diretta, l'abbiamo visto in diretta, in un pessimo passano punto, c'è un pezzo di ala. Pozzuga, Emis, Daniele Plain, F, nessuno rischia di tornare ai box, per il momento nessuna notifica, a parte la direzione di gara di una safety car o di una virtual safety car, solo bandiera gialla esposta, virtual safety car, peccato che nessuno si sia preso il rischio, Kiko Driver no, forse Alex Pilotino potrebbe tentare di cambiare un po' la sua gara, magari per approfittare, in realtà, però non così, purtroppo no, entra troppo vabbè, forte dai in pit lane, vabbè, e riceve una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità all'ingresso della pit lane. Alex che cambia, va a optare la hard, una mossa che potrebbe starci, e vedremo eventualmente quel che sarà. Intanto sì, si cambia gomma, durina come gomma, assolutamente la hard, che è stata montata anche da parte di Stefano Canino, quindi vedremo il suo ritmo. Stefano che si è fermato nel corso del primo giro per cambiare l'ala. Krikkonen purtroppo ci saluta, finisce qui la sua tournée nel vecchio continente. F drive through, no, eccesso di velocità con safety car virtuale, non è riuscito a tenere il delta positivo, e subito Lopez che si lancia la variante a Ascari, attenzione con F che resiste, va l'arco costretto a saltare su panettoni esterni. F per rispettare il lancio che era stato effettuato da parte della SF1000 con a bordo Lopez, che adesso va dentro prima della parabolica, non avrà il DRS perché la linea, eccola qui, l'abbiamo vista proprio dentro all'ingresso della parabolica, non so se era davanti o dietro, vedremo chi lo attiverà. Non ci ho fatto caso, vediamo. Ah, Maria, nel dubbio F risolve la situazione fermandosi. Sì, sì. Forse medie? No, deve scontare, sta scontando il drive-thru. Ah, vero, F, giustamente. E allora vedremo quel che sarà, perché è sembrati, sono sembrati in questi primi giri, intanto bandiere gialle per Naspaz in testa coda tra le due di Lesmo, in trazione un po' come Hamilton, verso il posteriore, probabilmente sul cordolo esterno, e qualche danno c'è per la sua vettura. F dopo il drive-thru rientra in 14ª posizione, perdiamo un altro protagonista in questo GP dopo Stefano Canino, davvero un peccato. Dr. Wu con Fabio Max, anzi Fabio Max su Dr. Wu, che rischio di centrare Zampi, mamma che lungo, attenzione, da parte di Fabio Max, e poi bravo Dr. Wu ad incrociare, si infila anche Robby che questa volta non si intraversa per evitare Fabio Max, questa volta lo sopravanza senza fare troppi complimenti e sale in nona piazza. Particolarmente felice di vedere così gasati anche Robby, Fabio Max. Peccato per Krikkonen, come detto aveva fatto una bella qualifica. Robby che però non è uscito veloce dalla seconda di Lesmo. Allora attenzione perché si espone a Fabio Max, entrambi nel DRS al centro della pista. Robby poi si è risposta verso destra. Attenzione a Fabio Max, lunghissimo la staccata da parte di Robby. Forse anche un po' anticipato Fabio Max per non prendersi troppi rischi. Però dai, la McLaren che quindi si accoda per il momento al compagno di mille duelli e di mille presenze soprattutto. Vedremo quel che sarà il ritmo da parte di Lopeschi, che adesso ha commesso un piccolo errore all'ingresso della parabolica. Si rifà sotto Ferra, bisogna darsi il touch magari senza perdere troppo tempo. Lopez che in effetti è un po' in deficit di batteria, ma anche Ferra, diciamo che tra tutti quello messo meglio è Long, quindi forse dovrebbero cercare di trovare una comunicazione per far andare lui se vogliono
Riecuperare il gruppo lì davanti, Ferralungo, sia la prima variante. Di certo non aiuta questo errorino, già non hanno energie. Di nuovo bandiere gialle, questa volta del T1 con Naspaz che si fa da parte per farsi doppiare da tutta la compagnia. Sì, perché era tagliare. Per tagliare l'ingresso della prima variante per evitare di creare difficoltà ai piloti che lo seguono. Lì davanti quindi il gruppo viene continuamente guidato da Poz Luca, che si è preso la prima posizione nei confronti di Emmis. Qualche tornata fa si è riaccodato Daniele Play, adesso in una fase decisamente di studio, di relax. Vedremo se ci sarà un possibile undercut da parte del pilota della Racing Point. Come stavamo per dire in apertura, ci aspettiamo una stregge ad una sosta. La Pirelli dava 10-12 giri sulle mescole soft, 15-17, quindi per coprire tranquillamente la distanza totale di gara con le medie, mentre le hard, come abbiamo visto, sono state scelte da Canino e da Alex Pilotino per rimediare ad una situazione di difficoltà, ma possono tranquillamente coprire tutta quanta la distanza di gara con discreti brividi, immagino, alla variante Ascari, visto che bisogna saltare sui cordoli, le barre rigide su una gomma così dura e che offre poco grip. Credo saranno una bella difficoltà per i piloti in questo momento. In questo momento anche Ferra non recupera nei confronti del triello lì davanti, e Long invece è molto carico, devono trovare il modo di comunicare. Lopez, che grande virgola intanto lasciata sull'asfalto in trazione in uscita dalla prima variante, e devono trovare il modo magari di lasciar sfogare Long, poiché la Red Bull e la Ferrari in questo momento sono in palese difficoltà. Sai che Zampi è in ottima posizione con le medie, eh? Davvero ottima, secondo me, perché è davanti a un gruppetto immediatamente dietro il leader, e a fine gara ne avrà tanto, eh. Andiamo a dare uno sguardo al ritmo di Alessandro Zampieri, che nella penultima tornata ha fatto la sua migliore prestazione in 1:24.002. L'ultimo giro invece è tornato sul 24.8, quindi diciamo diamogli un 24 medio come ritmo. Per i piloti lì davanti il tempo è 22.8-23.0 per Pozzuca, quindi attenzione, un secondo e mezzo, ma ci sta forse Chris Master, che per la posizione sì, su chicco, sì, anche lui in uscita dalla prima di Lesmo, poco prima di arrivare alla seconda, è ripartito, quindi forse un piccolo contatto, ma dall'app non ci viene notificato nessun danno. Peccato per l'errore di Chris, che però riparte dalla 12ª posizione con questa gomma media. Il sorpasso da parte di Fabio Max questa volta arriva nei confronti di Robby prima della staccata della parabolica, quindi forse un'uscita poco felice da parte di Robby proprio dalla variante Ascari. Questa è una bella tensione. Long intanto riesce sia a sopravanzare Lopez, che credo molto in difficoltà. Emis anche lì davanti nei confronti di Poz Luca. È arrivato davvero all'ultimo il sorpasso, e con Emis all'esterno di curva 2, quindi forse un piccolo errore di Pozzuca, un piccolo lungo ha favorito il sorpasso da parte di Emis. Credo Lopez che palese difficoltà all'ingresso della parabolica, è la terza volta che perde davvero tanto tempo lì, e questa volta si era anche staccato dal DRS nei confronti di Ferra, quindi è stato facile il sorpasso per Long, quindi forse un po' troppo aggressivo in questo momento il pilota della Ferrari in queste tornate che ci sono state finora. Dicevo bello il duello tra Dr. Wu, Fabio Max e Robby, perché è il duello per la vetta del campionato delle seconde guide, che è guidato proprio da Dr. Wu. E poi è bello vedere, come già detto, Fabio Max e Robby gasati, lotta a lungo di Dr. Wu alla seconda di Lesmo, attenzione sovrasterzo che stava per impattare contro la vettura di Fabio Max, è stato bravo Fabio Max a scartare ancora di più verso destra per evitare la Red Bull di Dr. Wu, che scende in una posizione, lo ricordiamo, un piccolo danno all'ala, però Fabio intanto si mette lì in ottava piazza, diventa il primo degli altri. Ovviamente lì davanti sono in sette, poiché purtroppo sia F che Stefano Canino, che diciamo mettiamo nella prima fascia, sono tornati ai box nel primo giro. Tornano ai box anche Emis e Daniele Play, quindi attenzione all'undercut. Quindi cambia i piani davanti, sì. Sì, un po' anticipata la chiamata rispetto a quanto mi aspettassi, però come detto può coprire tranquillamente 17 giri la mescola media, che viene montata ovviamente adesso dalla McLaren di Emis, dalla Racing Point di Daniel Ray ed anche dalla Ferrari di Lopez, che forse per trovare un po' più di sicurezza su una gomma che era stata davvero scivolosa per l'88 della Ferrari. Viene montata la media ma non cambiata l'ala, aspettiamo magari ci sia una sincronizzazione per la Red Bull di Dr. Wu. Forse in uscita dalla pit lane, il tracker, il lifetime ultima a darmi il 12%, quindi non credo che Dr. Wu abbia riparato la sua ala. Esce proprio dietro a Stefano Canino, tra l'altro, che con questi 7 giri sulla hard sta girando in 23.9, che non è nemmeno male. No, davanti se non sbaglio stanno girando in... Facevano 23.0, facevano 23.4, adesso 24.8 Poz Luca.
perso di colpo tantissimo, e soprattutto Zampi faceva 24 medio, quindi per niente male il ritmo di Stefano Canino. Vediamo quanto ha dalla vetta, credo troppo. 37 secondi dalla vetta, però forse potrebbe essere lì in zona con Zampi per giocarsi forse una top 5. Vedremo quel che sarà il proseguo del suo GP. Torna in box intanto anche Poz Luca, ovviamente farà lo stesso Ferra, Dr. Wu. Si prenderà la leadership del GP Zampi. Attenzione che Zampi dovrà ancora andare lungo con queste gomme, quindi forse potrebbe essere una carta interessante. Diventa, scusami, Lopeschi. Che rischio, stava per perdere la vettura, l'abbiamo visto dalle spalle all'uscita di Ascari, mamma mia che rischio. Allora Poz Luca sta per disattivare il limitatore, vediamo dove è Emis, che ha anche trovato la scia di Kiko Driver. Poz Luca è abbondantemente dietro ad Emis, l'undercut qui a Monza è incredibile, e forse anche un giro non perfetto da parte di Poz Luca. F con Daniele Play si lancia completamente alla prima variante, proprio all'ultima è arrivata l'attacco da parte di F nei confronti della Racing Point di Daniele Play, riuscito a frenare la corsa della sua Mercedes. E adesso un po' di terremoto in classifica con Zampi davanti a tutti ed anche Fabio Max, che non si è ancora fermato, quindi potrebbe essere un alleato interessante per Emis, che è riuscito a mettere Kiko Driver, che anche lui non si è ancora fermato, tra se stesso e Poz Luca, che purtroppo è stato autore di un ultimo giro tutt'altro che felice. Vediamo lì davanti adesso come si scombineranno le carte, perché Emis... Oh mamma Daniele, risponde ad F sul rettifilo del serraglio e si apre il varco, veramente attenzione alle bandiere gialle all'Ascari. Con... c'erano dei segni in uscita dall'Ascari, andavano verso il guardrail, però... non credo. Sì, no, credo che fossero quelli di Krikonen. Ah, può darsi, sì, giusto. E a Daniele, ok, è riuscito a chiudere la manovra prima del settore nella quale erano esposte le bandiere gialle, quindi tutto bene. F ovviamente con questa gomma in difficoltà, attenzione però, poiché F credo che vorrà tornare ai box, infatti contatto con Ferra, mannaggia questa pit lane. È entrato fortissimo però anche lui e si prende questi 5 secondi di penalità. Tanto Long su Chris Master, ok, quindi ottiene la ottava posizione. Lopeschi, vedremo cosa combinerà con questa gomma media. Il gruppo adesso si trova guidato da Daniele Play, che anche lui ha perso davvero tanto, così come Poz Luca nei confronti di Emis. Quindi, insomma, valzer dei pit stop particolarmente... valzer no, siamo in Italia, tarantella, dai. No, ma questi falsi miti, basta! Insomma, la danza, l'azione nei box ha causato diversi problemi. Safety car per il ritiro di Robby. Alex Pilotino riparte lentamente dalla prima variante. In uscita dalla prima variante, ma eccola, molto lontano. Sì. L'ha persa tantissimo. Mi permetto di dire che per come è ripartito Alex Pilotino, si è rotto il volante di Robby e ha centrato in pieno Alex. Poiché Alex era in testa coda nella via di fuga della prima variante. Quindi è forse la vettura di Robby, ecco, poi con l'inerzia è finita fin lì, perché è una zona stranissima per perdere la vettura. E magari ci sta finendo sulla destra, nel ghiaglione, sovrasterzo ci può stare, ma finire sulla sinistra invece molto strana come situazione. Vedremo eventualmente nel post-gara. Ha fatto sta che è davvero un peccato, perché Robby insieme a Fabio si aveva vivacizzato e non poco questo GP. Un GP dove rientrano Stefano Canino ed Alex Pilotino. E vediamo ed se è anche F. Ora... eh, ma sì. Io gomma rossa se c'è nuova. Zampi giusto fai box, vedi? Anticipa un po' la sosta, quei tre giri di due tre giri di safety car. Zampi, attenzione poi che sarà un miss. Ragazzi, questa è una carta enorme per la gara di Zampi. Vediamo dove esce. Ovviamente arrivano lanciati Lopeschi e Long, quindi sì, appena dietro. Vediamo chi altro cambia, perché Kiko Driver, Vybox. Peccato che Dr. Wu anche lui non vada a montare. No, Kiko ha messo l'hard, questa purtroppo. Ok, cambiare le carte, però poteva giocarsi la soft anche lui. Chris Master soft. Canino dovrebbe arrivare alla soft. Tutt'altro che sì. Ponti in casa As, però sì, c'è safety car. Sarà fermato Kiko. Certo che fossi stato in Canino, aver perso qualche secondo ai box per un compagno che era davanti e sbagliato la gomma. Mannaggia. F ha scontato anche i 5 secondi di penalità in questo rientro ai box e comunque non li aveva presi per l'eccesso dietro... di velocità in pit lane, quindi lì dietro Canino ed F saranno dei missili, perché ok, Chris Master e Kiko Medio, che però sappiamo essere mediamente due piloti più lenti di loro, ma davanti sono tutti piloti con gomma più dura e loro hanno più passo, quindi arriveranno davvero davvero forte.
Ma li fa tutti quei giri la rossa? Ci domanda Luigi. Ecco, io mi ero, dai dati delle Alfa Tauri, avevo un 10-12 giri la soft. Considerando che altri due giri li faremo sotto safety car, magari Zampi non le deve scaldare troppo, ecco. La soft si monta da Zampi. La soft consuma all'incirca il 2,5% al giro, quindi diventa 5% al giro per il 50%, il che significa circa 13 giri. Sono fattibili, sì. Considerando, magari aiutiamoci anche con la mappa completa, se possibile, in questo momento, che le vetture, sì, un altro giro lo fanno sicuramente, anche se sono molto lontano, molto lontano Emis dalla vettura di sicurezza. Arriva, attenzione, arriva. Non lo so, se stanno ripartendo in questo momento, notifiche non ne ho avute, comunicazioni, quello è vero, eh. Aveva preso spazio forse per sicurezza Emis, consapevole che l'anno scorso qui la ripartenza fu un disastro in Prime League, quindi molto bravo, anche rispettoso del regolamento, che in effetti da quest'anno è stato scritto che nel dubbio nel T3, anche se i piloti non arrivano alla comunicazione, devono prendere spazio dalla vettura di sicurezza. Ovviamente il primo deve stare attento ad essere in quel limbo, in quel delta time, perché poi il gioco dopo tot segnala insomma al pilota che deve avvicinarsi alla vettura di sicurezza, se no prende una penalità, rischia di essere sopravanzato. Quindi bravo, lucido Emis nel prendersi questo margine di sicurezza. Torna adesso sull'acceleratore, aveva messo in realtà un momentino in pausa forse per sbirciare magari gli avvisi che hanno gli altri piloti in questo momento. Intanto ringraziamo anche Gilmi11 per il follow, buonasera e benvenuto. Arrivano tiratissimi, Raffa, per me non conviene, diciamo era l'unica carta per Zampi, quindi tanto valeva rischiarla, e anche per Canino rientrare in lotta, idem per F, quindi forse chi come Dio poteva inventarsi qualcosa di differente, chi come Dio, Chris Master, che erano si partiti con la mescola media, forse a questo punto, se magari non hanno nemmeno troppa gestione della gomma, magari vanno a consumare troppo, forse per piloti un po' meno esperti come loro è stata saggia la scelta di Kiko Driver, che ho la media, ok, mi fermo e metto l'hard, vado fino alla fine, non avrò questo gran ritmo, però ci arrivo sereno, ecco, chiudo la mia gara, che è la cosa fondamentale per questi piloti tra virgolette novizi alla loro prima stagione qui su Formula Italian Team. Intanto arriva adesso la notifica da parte della direzione di gara con la safety car che rientrerà in questo giro, e quindi Emis a dettare il ritmo di tutto il gruppone. Attenzione ai rallentamenti, lo fa in maniera molto omogenea Emis, quindi da dietro devono solo stare lucidi, calmi i piloti per effettuare quindi la ripartenza di questo 15° round, non tutt'altro che lucido in questo frangente. Naspaz stava per tamponare Stefano Canino alla variante Ascari. Prosegue dritto Emis, nemmeno va a zigzagare, nemmeno va a riscaldare le gomme. Safety car adesso in uscita dalla parabolica. Safety car che adesso sta entrando in pit lane, quindi da adesso Emis potrebbe, da adesso è tutto nelle sue mani, può decidere lui, quindi quando si riparte sembra essere andato ora. Sono volati dei flap dietro, perché il gruppo era troppo piantato, lo sapevo io che sarebbe successo. E allora è ripartito pure in maniera egregia Emis nei confronti di Pozluca. Sì. 5 secondi di penalità per Zampi, credo, che è andato a tamponare Zampi, che torna infatti subito a box. Davvero un peccato per noi, lo vedevamo come un missile, purtroppo compromessa la sua risalita. Emis diciamo ha fatto il suo, vedremo eventualmente nel post gara se ci saranno delle responsabilità per questa ripartenza, però come detto ce l'aspettavamo che poteva, insomma abbiamo chiamato la calma fin da quando erano alla Ascari, purtroppo successo questo contatto. Vediamo lì dietro come si stanno comportando anche Stefano Canino, che va all'attacco ora di chi come Dio in l'esterno dalla curva grande. Chi come Dio è stato un po' titubante, poi l'accompagna un po' verso l'erba, attenzione chi come Dio che tenta di difendere la posizione. Stefano Canino che si fa vedere in continuazione negli specchietti della SF1000, un po' al limite forse questa difesa da parte di chi come Dio, esce come un fulmine Stefano Canino nei confronti di chi come Dio dalla variante della Roggia e si infila nella prima del Lesbo. Dovrà essere rapido anche F a non perdere troppo tempo se vogliono risalire. Errore lì davanti di Alex Pilotini, uscita dalla seconda di Lesmo, e quindi forse si espone un attacco da parte di Chris Master. Si avvicina, 3 secondi intanto di penalità per Ferra. Arriva l'attacco anche da parte di Chris Master, prima l'ingresso della variante Ascari con Alex Pilotini che non oppone troppa resistenza. 3 secondi di penalità anche per Fabio Max. Attenzione a Stefano Canino che potrebbe incrociare che magari in uscita dalla Ascari. L'aveva parzializzato essenzialmente la percorrenza della Ascari. Attenzione! Contatto! Mamma!
un po' al limite, chi come Dio forse. Oh, lungo di Alex Pilotino la parabolica, dallo sport, subito cannino. Non è stato bello vederlo. Nel senso, come pericolosità, intendo dire. Poi. Sì, sì. Attenzione a Canino, perché si espone adesso al controattacco da parte di Alex Pilotino ed arriva anche chi come Dio. Attenzione, perché rischia di essere 3 alla stacca della prima variante. Si difende all'interno Stefano Canino. Alex tampona Stefano Canino. Che erroraccio. Non è arrivata la penalità per Alex Pilotino, ma per Zampi, per al limite della pista. Dall'esterno, intanto ricorre uno, si infila chi come Dio in trazione, in uscita dalla 2 si infila anche F, i piloti insomma di un'altra fascia, con tutto rispetto per chi come Dio ed Alex Pilotino, che stanno davvero creando un panico in questa ripartenza. F intanto riesce a sopravanzare chi come Dio, insomma ne sono usciti forse F con un piccolo danno, vado a vedere nel live timing, no è sana, ne sono usciti con un po' di spaventi in casa Haas e Mercedes, e non è finita. Sta andando su. Sì. Adesso vediamo la Chris Master, se le stressano così tanto in effetti le gomme, non lo so se ci arrivano fino alla fine. Ma l'hanno rivista adesso in live l'immagine dall'elicottero in 4 di infila non arrivati alla stacca della prima variante. Stanno fioccando le penalità comunque di colpo. Lì davanti comunque Emis continua a guidare nei confronti di Poz Luca, poi Daniele Play, Ferra che purtroppo ha preso quella penalità di 3 secondi, Lopeschi e Dierlong, questi primi 6 piloti tutti quanti sotto il secondo, e da questa tornata torna ad essere abilitato il DRS. Fabio riesce intanto Fabio Max a bruciare, no, bruciare, insomma è ancora lunga, e perde in realtà sul dritto, sfida di velocità tra la McLaren e la Racing Point, lì dietro anche il Canino, hanno il Chris Master che si fa vedere. Riesce alla fine Fabio Max a chiudere la manovra nei confronti di Dr. V, gruppo che si rallenta di colpo alla prima variante, perché insomma le due vetture lì davanti hanno percorso la prima variante appaiate, quindi c'è stato un piccolo rallentamento. Stefano Canino intanto riesce a sopravanzare il suo compagno di scuderia Kiko Driver, vediamo come si comporta Chris Master nei confronti di Dr. V, si fa vedere alla staccata della roccia, va lungo Dr. V. Oh, come Leclerc l'ho visto, me lo dovrei far rivedere, bellissimo. Lo vado a vedere in live, dato ce l'ho qui pronta, come Leclerc. Erano Leclerc e Hamilton, la Mercedes era nello stesso identico punto con quasi la stessa identica inquadratura. F adesso si trova Kiko Driver che con questa hard sta ovviamente soffrendo discretamente, va ad attivare l'Hers, mamma che ruotatina quella curva del serraglio tra Kiko Driver ed F, e lì davanti anche Stefano Canino va all'interno di Chris Master che va in contatto testa coda per Stefano Canino, in mezzo alla pista, sul cortolo, e fortuna ghosting. Sono passate 3 gare e non si è capito come si passa la scarica. No, assolutamente, purtroppo. Cioè, non si è capito il difetto di Ascari, più che altro. Sì. Lì davanti si smuovono un po' le carte con Emis, che risopravanza Poz Luca, e Daniele Play, che forse si difende nei confronti di Ferra, perché era già dietro Ferra, ma purtroppo sul corno si infila Lopez che ringrazia dall'esterno. Vediamo se mette il mirino anche Daniele Play, che è abbastanza vicino, vediamo come si comporta il pilota della Ferrari. No, sembra ritrovare slancio poi Daniele Play verso la staccata della roccia, quindi il tutto un nulla di fatto. Attenzione alle bandiere gialle esposte nel T1. Girato in curva 1. Ah, mannaggia. Peccato anche Chris con la rossa, insomma li stiamo perdendo i piloti con la rossa. Doctor Who alla curva grande, nel ghiaione. Ma si è toccato con F secondo me, perché ho visto F che stava superando Chris Masters e contemporaneamente andare fuori Doctor Who, secondo me andare fuori lì c'è stato un contatto, per forza. Ma una ripartenza discretamente sì, Canino è dodicesimo. Canino è dodicesimo, è successo qualcosa secondo me. Si era girato alla Ascari, Canino con Chris Master. E F adesso viene risopravanzato da chi come Dio, ha un danno pesantissimo. Oh, dietro Naspaz! Va al muro, meno male che era fantasma, infatti è fuori. Attenzione. Attenzione, di nuovo bandiere gialle, stanno transitando ora la parabolica Poz Luca ed Emis Virtual Safety Car. Non penso che nessuno dei primi tenterà la matta di tornare ai box, lo farà sicuramente F, perché dopo quel palpabile contatto con Dr. Wu alla completamente demolita sulla destra, Dr. Wu anche lui un 38% di danno. Quindi ci deve essere stato un ruota a ruota che purtroppo non siamo stati bravi di vedere alla curva grande, perché insomma, però credo ce lo concedano gli spettatori da casa, visto che è successo di tutto in questa ripartenza, non nei primi 5, nei primi 6 inseriamoci anche Long, ma dietro invece un disastro, tutti hanno passato tutti, quindi sì, come prevedibile, perché insomma si era visto che avevamo troppi piloti con un potenziale di velocità differente dietro, era prevedibile.
Ernesto Mister X ci ricorda che quello in uscita dalla seconda di Lesmo è il muretto Naspaz. Ogni anno si schianta all'uscita dalla seconda di Lesmo. Purtroppo Paolo Nasonte, che prosegue la sua stagione ancora a zero punti. Intanto Alex Pilotino drive through, attenzione a questa ripartenza. Per ora vedo solo Alex Pilotino, e è uscito in maniera brillantissimo Poz Luca, sì, dalla Lesmo. È uscito molto meglio invece Daniele Penne nei confronti di Emis. Mamma, Poz Luca è anticipato un po' la frenata, un po' di effetto elastico alla staccata della scarica. Nemis si avvicina di colpo, esce un po' male, però ovviamente adesso ci sarà il rettifilo principale, ovviamente DRS ancora abilitato, quindi si potrà continuare ad utilizzarlo senza troppi problemi. Per quanto riguarda le penalità, purtroppo Ferre e Dierlong si sono un po' tagliati le gambe con quei 3 secondi. Errore di Long dalla parabolica, la tiene, che bravo Andrea, che bravo, grande salvataggio, e forse riesce a restare anche in zona DRS con Ferra, poiché aveva già il DRS, e quindi no, diciamo fatto un mezzo miracolo nell'errore. Di davanti Emis, su Poz Luca ripassa, credo sia la quarta volta che si scambiano le posizioni. Ha rotto la Lopeschi. Ha preso Daniele Vlay, sono sicuro, ho visto un flap volare, sì. Eh sì, 44% di danno, e credo che adesso salteranno un po' gli schemi, perché si fa vedere in confronto di Daniele Play alla roccia, ognuno si tira la staccata, va profondissimo Daniele Play, attenzione, poiché diventava un errore, no, dall'errore poteva diventare un grande sorpasso. Poz Luca ha visto le freccette di Daniele, è rimasto completamente esterno, quindi molto bravo anche Poz Luca nel vedere con la coda dell'occhio che si stava lanciando la Racing Point di Daniele Play. Hanno perso nei confronti di Emis la zona di DRS, bravi entrambi nell'evitare questa situazione di pericolo. Per Lopeschi speriamo non diventi una Francia parte 2 dopo quel danno ricevuto con Zampi nella staccata di curva 1. Eravamo sempre a curva 1, però questa volta grande fatica. Anche per secondi di penalità, però diciamo, se vuole proseguire almeno la sua stagione un po' motivato, non ne vale la pena di fare danni in questo momento. Può lasciar sfilare il gruppo e chiudere comunque in sesta posizione, visto che Fabio è lontano 5 secondi in 7 giri. Penso che riuscirà a gestire questo margine. Long, intanto, che va ora sul rettifilo principale, proprio a sopravanzare Lorenzo Damori, che scivola quindi in sesta posizione. Peccato per quel piccolo danno, perdiamo un altro protagonista per la lotta alla vittoria dopo F e Stefano Canino, che adesso stanno cercando di risalire, ma sono lontani dalle posizioni che contano. 6 giri dal termine, e con 7 giri già su questa mescola soft, forse il potenziale è già svanito per loro. Il grosso del potenziale sì, però non dovrebbe perdere troppo. Ah, se lì davanti comunque continuano a battagliare così, dovrebbero rientrare. C'è ancora speranza, diciamo, per loro. F, tanto parlavamo di loro, fa la migliore prestazione in un primo 21 secondi, 926 millesimi. F, che per il momento è in 12esima posizione, la migliore Dr. Wu in 1.21.867, però è 14esimo. Ricordiamo, sì, che sono tutti e due fuori dai 10. Dr. Wu viene, che va anche a sopravanzare Zampi, però va a lungo. Curva 1, taglia, e vediamo se arriverà la penalità. Rallenta molto, bravo. Perde un'eternità nei confronti di Zampi, però almeno non prende la penalità. E Lopez dovrebbe trovare il modo di conservare la posizione di Fabio Max, che insomma ha perso 6 decimi in questo giro, dovrebbe farcela. Se rimane calmo, anticipa i punti di frenata, ce la fa anche a non prendere le penalità. Ecco, quella all'Ascari l'ha presa perché andava troppo forte. Long, intanto, va a sopravanzare Ferra, e davanti Poz Luca si è dovuto difendere nei confronti di Daniele Play. Allora si mette Long a guidare questo poker di 4 piloti, che però hanno delle penalità, ovvero Long, Ferra, Alex Pilot, Lopeschi e Fabio Max. Confuso con Alex Pilotino, che aveva preso invece una penalità. Purtroppo Alex è in ultima e 15esima posizione. Fabio Max per il momento in 7ª piazza, sarebbe il miglior risultato in questa sua stagione di Prime. F continua a migliorarsi, 1.21.552, ma 17 secondi da chi come Dio. E ricordiamo che comunque sì, il giro veloce dovrà essere caricato, ma anche magari per il pilota che si è qualificato in che si è classificato in pista fuori dalla top 10, forse con i risultati post gara riesce poi ad entrare nei primi 10, però il giro veloce viene assegnato al più veloce dei 10 e il giro singolo, che va a rispettare anche i limiti della pista imposti dalla direzione gara, quindi puliti
all'interno della roccia e della scala. Credo sia successo qualcos'altro tra Zampi e Doctor Who, perché Doctor Who si era riportato molto vicino, ma Zampi lo ha risopravanzato. Esce molto lento qui Zampi dalla variante della roccia, ovviamente con questa gomma hard. Soffre molto nei confronti della soft di Doctor Who, che prova a farsi vedere alla prima di Lesmo. Mantiene per il momento la 13ª posizione Zampi. E davanti ancora fuori dal DRS Pozzluca, dopo quella lancio, quel grande rischio con Daniele Pei, non è riuscito a rientrare in zona di DRS Pozzluca. Lo fa ora, però detection point, attenzione, altri 3 secondi per Lopeschi. E adesso ha guadagnato nei confronti di Fabio, 6-2, forse ha guadagnato con quel taglio. Oh mamma 5, mia, 4. Non credo. No, era già a 5 e mezzo, prendere un secondo con un taglio mi sembra eccessivo, però ecco, vediamo dove arriverà il pilota della Ferrari. 21-3, continua a migliorarsi F, ma di regione esposte nel T1. Credo chi come dio poi che ripartiva lento dalla... vedo una bandiera seconda variante. No, ho visto una bandiera verde agitata nella zona della prima variante, forse... credo fosse chi come dio poi che ripartiva lentamente, era in una traiettoria stranissima. Doctor Who, stesso errore di prima di passare Zampi. Di nuovo lungo a curva 1 e... ripassa Zampi. Insomma, particolare come situazione. Torniamo lì davanti, poiché questa volta Pozzluca avrà il DRS nei confronti di Emis. Siamo nel corso della fine della 23ª tornata, ne mancano 4 al termine con Emis, e quindi va a iniziare ora il 24esimo giro. Pozzluca si porta sempre nello zenetto Daniele Play, uno spostamento di traiettoria concesso nel rettifilo, poi riprende la traiettoria ideale in staccata Emis. Ciò è concesso se non ha il pilota a fianco, un cambio di traiettoria nel rettifilo, e poi si può riprendere la traiettoria ideale per la staccata di curva 1 se non si ha una vettura a fianco, ovviamente per evitare il contatto. Diciamo che se Pozzluca fosse stato all'esterno, decisamente Emis non poteva riprendere la traiettoria ideale, ovviamente tutta sulla sinistra in staccata della prima variante, per impostare al meglio curva 1. Non lo so come la sta giocando Daniele Play personalmente, perché l'ho visto sempre molto lì in occasione di tirare la staccata, di poterlo anche passare Pozzluca, però per il momento è stato molto calmo. Non so se vuole, vista la Racing Point, vuole emulare Smokeman, aspettare l'ultima tornata. E visto, attenzione, Ferra intanto risopravanza di Arlo. La macchina è la stessa, eh? Sì, infatti. Smokeman Mania. Potrebbe esserci anche il potenziale. Tra l'altro, a proposito di potenziale, si continua a confermare la grande seconda metà di stagione di Daniele Blake, che è cresciuto tantissimo. Sì, assolutamente. E qui direi ancora più in forma. Già si era confermato in qualifica, è la sua terza prima fila che va ad ottenere con la qualifica di oggi, la seconda consecutiva, quindi maturato davvero rapidamente. Il giovanissimo pilota della Racing Point, tutti vicini verso la stacca della prima variante, si fa vedere negli specchietti del McLaren Pozzluca. Daniele Play si stava per far vedere in confronto di Pozzluca, appena visto il movimento di Pozzluca verso l'interno si è rispostato subito nella traiettoria ideale, molto molto calmo. Quindi per il momento ottima la condotta di Daniele in questo momento. Si è solo, diciamo, fatto sorprendere al via quando stava per trovarsi primo alla stacca della, di curva 1, vista la pessima partenza da parte di Emis, però poi si è scaturito, è nato quel contatto con Canino e vari altri piloti che si erano infilati. F si è sopravanzato chi come dio, che poi si è rituffato nella scia della Mercedes. F che però con il DRS aperto riesce a mantenere questa 11ª posizione, adesso a 10 secondi dalla zona punti. Mi sembrano un po' troppi da dover recuperare nei confronti di Chris Master, che porterebbe quindi a casa un altro piazzamento in zona nobile, insomma lì a prendere punti dopo la scorsa settimana in Belgio. Doctor Who ripassa Zampi e questa volta ce la fa, non va lungo a curva 1, quindi bravo il dottore in questo frangente nel riuscire quindi a chiudere questa manovra. Davanti Raffaele, stiamo per arrivare alla fine della fase di studio. Adesso insomma c'è da scoprire gli altarini. Sì, iniziano a diminuire sempre di più i chilometri. Doctor Who adesso prende anche una penalità. Vediamo Emis che si difende all'interno nei confronti di Pozzluca. Profonda la staccata da parte di Emis, anche anticipata quella in realtà di Pozzluca, e Daniele che ha dovuto anticipare ancora di più la frenata, quindi continuano a giocherellare un po' i piloti, a studiarsi, a stuzzicarsi. Adesso molto vicino Pozzluca nei confronti di Emis, ma non è saggio in realtà tentare un attacco alla variante della roccia. Si difende al virtuale interno in questo momento Emis, che riprende quella traiettoria ideale. Ancora una volta anticipa la frenata Pozzluca, appena vede che la vettura di Emis riprende la traiettoria ideale, insomma torna a coprirgli la visuale in staccata. Pozzluca non vuole prendersi nessun rischio,
a livello di condotta della stagione, visto dove è Canino, non deve prendersi nessun rischio. Ma vedremo, no? Chris Master purtroppo non fa in tempo a denunciare un pilota che subito il potere gufatorio ti tira fuori quel pilota. Anche lui in che posizione stranissima, è un'uscita poco prima di curva grande, cioè, come Robby, però stavolta sulla destra. Non... davvero non me lo spiego. Nel frattempo Zampi nei confronti di Dr. Rusi riprende la posizione, inizia l'ultimo giro. Attenzione, perché se non vanno via le bandiere gialle hanno la bandiera gialla proprio vero, in un punto di sorpasso. La bandiera gialla in realtà è nel microsettore dopo l'uscita dalla prima variante, quindi il rettifilo principale è libero in questo momento. Bandiera gialla rimossa in questo momento, quindi bravi Marshall italiani nel rimuovere. Occhio. La Alfa Romeo di Chris Master, l'altra Alfa Romeo punta Emis, che ha già cambiato traiettoria una volta. Abbiamo il sondaggio aperto sì sul canale Telegram. Attenzione Emis, perché questa volta ne ho contati più di due di spostamenti sul rettifilo principale. Potrebbe esserci qualche attrito nel finale. Vedremo come si deciderà la lotta in quest'ultimo giro tra Emis e Pozzuca. Grande sovrasterzo da parte della Alfa Romeo di Pozzuca in trazione. Comincia a studiarsela ancora di più Daniele Play, a strofinarsi le mani vedendo quanti cambi quanto è stato un po' aggressivo, diciamo, Emis nel difendere questa prima posizione in queste ultime tornate. Come detto in precedenza, non devono rischiare troppo, soprattutto non deve rischiare troppo Pozzuca. Può permettersi di non rischiare troppo visto il vantaggio che ha in questo momento in classifica piloti. Ma ovviamente vincere il Gran Premio di casa farà certamente piacere. Un po' lontano in effetti Pozzuca nei confronti di Emis, vediamo se si avvicina proprio nel finale qui sul rettifilo del serraglio. No, ancora troppo lontano, si fa vedere. Mi sa che per l'ultima volta all'Ascari, a meno di un errore di Emis, ma è bravo, è pulito. Un nulla di fatto, credo che non si sopravanzeranno fino alla bandiera scacchi. Allora si prepara ancora una volta a metterci la firma l'Accademia di Legge, con Emis 72 che va ora alla staccata della parabolica, senza troppe difficoltà, non troppe emozioni in questo finale con i piloti che arrivano in triello, ma con Emanuele Nardacci che va sotto la bandiera scacchi e vince il Gran Premio d'Italia categoria Prime League. Con Pozzuca in seconda posizione, Daniele Play a completare il podio, il primo podio in carriera per Daniele Play. Quarta posizione per Ferra, quinto di Erlong, sesto Lopeschi con un pesante danno all'ala. Ce l'ha fatta a conservare la posizione nei confronti di Fabio Max, che ha perso la posizione nei confronti di Stefano Canino, che chiude settimo a 21 millesimi da Lopeschi. Attenzione, perché la gara Lopeschi la stava facendo su Canino, non su Fabio Max, quindi conserva la posizione nei confronti dell'inseguitore di Pozzuca, Stefano Canino. E nona posizione per Kiko Driver, bello che anche lui torna a punti e riesce a riconquistare una top 10 F che ha combinato di tutto in questa gara, sia per errori suoi, diciamo l'ingresso in pit lane è troppo rapido, il Delta non rispettato alla ripartenza della virtual safety car. Occhio, e un po' per gli accompagnamenti che si è trovato con Kiko Medio, che ha chiuso in undicesima posizione. Come segnalatoci da Luca, arriva anche la rigonvolata tra Zampi e Dr. Wu. Alex Pilotino ha passato per l'ultima volta la variante Ascari, ha passato il rettifilo Capozzo e quindi questa sera non è andato a mettere la ferma. Per un momento c'era stata la bandiera gialla, penso che in maniera goliardica si era un attimo fermato lì a fare qualche 360. Invece chiude anche lui il GP di casa in ultima però 14esima posizione, quindi parlano le statistiche, è comunque una 14esima posizione su 18 partenti, diciamo per come si è incanalato purtroppo la stagione per Alex. Poteva andare sicuramente meglio, però poteva andare anche peggio visti i quattro ritiri da parte di Chris Master, Naspaz, Robby e Krikkonen. Avremo qui con noi i primi tre classificati tra pochissimo. Ne approfitto subito per salutare Andre che si prepara al debrief con i primi tre, con il resto. Esattamente, stavo proprio per dileguarmi. Buona serata. Molto bene, grazie mille Andre. Vi ricordiamo che sul nostro canale Telegram è aperto, e se lo sarà fino al termine delle interviste, il sondaggio per votare il vostro driver of the day. Vittoria intanto lo vediamo con lo champagne per Emis, la vittoria dalla pole position. Il giro veloce credo andrà ad F, visto che è in decima posizione. Poi come detto bisognerà caricare il giro, vedere se i limiti della pista sono stati rispettati, anche quelli imposti dalla direzione gara marchiata FIT, e quindi vedremo poi a chi andrà il punticino bonus. Sicuramente Emis soddisfatto di questa vittoria, arrivata anche dovendosela sudare, dovendo combattere nei confronti di Pozzuca. Assolutamente sì, una vittoria sudata, ma come ormai praticamente siamo stati abituati in questo weekend a Monza, tutte gare davvero tanto tirate, imprevedibili, una pista che ci ha regalato davvero una bella settimana, e direi vale la pena andare in pausa dopo una settimana così intensa.
Sì, dovete ricaricare le batterie, soprattutto voi in master. In quella pro, arrivo in tre. In pro, io sono in pro, purtroppo la master ho dato. No, io per il commento, per i piloti, io devo. Ah, da pilota, io dovrei ricaricare. Mi servirebbe una pausa ogni metà gara, perché non. Non ci se la fa. Molto bene, quindi salutiamo tutta quanta la chat. Speriamo che vi siate divertiti in questa serata. Ci stanno raggiungendo invece i primi tre classificati. Entrato. No, in realtà ha abbandonato Andre. Ci stanno raggiungendo. Sì, è entrato Pozzluca, è entrato Daniele. E vi ricordo, ragazzi, il consenti sempre. Oppure col no OBS non abbiamo problemi. Luca, non dovremmo avere problemi. No. Non ok, dovremmo. Perfetto. Allora, attendiamo solo l'arrivo di Emis. Intanto ci hanno già raggiunto Daniele Play e Pozzluca. Che si fa attendere, sta festeggiando perché il vincitore si fa attendere, cioè, dopo tutto un po' di preziosismo ci vuole da questo punto di vista. Quindi, ultimi 10 secondi e poi partiamo dal terzo e facciamo a salire anche soluzione corretta. Sì. Molto bene, non abbiamo Emis, quindi partiamo dalla terza posizione per Daniele Play, il primo podio in carriera, il primo podio di stagione, sicuramente lucidissimo e sicuramente si è riuscito finalmente a tirare le somme degli ultimi 5 GP, insomma dalla Francia ti avevamo visto con una velocità da top 5, assolutamente, però diciamo il fato non era mai riuscito poi a portarti sul podio, quindi soddisfatto immagino di questa serata. Sì, esatto, e finalmente sono riuscito a concretizzare anche la gara oltre la qualifica e niente, sono contentissimo per questo primo podio e niente, parlando della gara, la partenza ho cercato sempre di stare alla larga da dei guai, poi nel corso della gara sono sempre stato diciamo dietro a Emis e Poz e diciamo mi sono accontentato della terza posizione anche perché non ce l'avrei avuto per superare Pozzluca, quindi mi accontento di questo bellissimo terzo podio. Molto, e terza anche... Vai terza posizione, mi sono sbagliato. Sì, sono arrivati anche complimenti da piloti blasonati, insomma dalla chat ti legge e corre in Master League per proprio i complimenti per quanto si è maturato rapidamente, ed anche il tra virgolette accontentarsi di un podio questa sera con l'occasione lì davanti di cogliere anche la prima vittoria è segno di lucidità, tanto il podio, poi per la vittoria ci sono ancora 7 GP, quindi magari vedremo più avanti, quindi grazie mille Daniele. Prego. Veniamo anche al secondo posto con Pozzluca. Luca Pozzi che ha avuto per sempre o davanti o negli specchietti la McLaren di Emis, in questo momento non lo abbiamo qui con noi, però immagino sia stata una serata con una spina nel fianco color papaya, però immagino sia andata bene considerando, ecco, poi in ottica campionato, però diciamo anche in pista immagino c'era la voglia di vincerla. Buonasera, sì, ciao Raffaele, esatto, un po' di rammarico positivo ovviamente, nel senso che poi vabbè, come dici tu, si guarda il bicchiere mezzo pieno, in ottica campionato, il piazzamento direi che è ottimo, e mi spiace sia per la qualifica, che stavo probabilmente andare a fare la pole position e ho trovato un Aspaz nel terzo settore che quando sono uscito dai box si era appena lanciato, invece ne ha fatti due consecutivi, non ho ragionato su che potesse fare due tentativi consecutivi uno in fila all'altro, quindi inevitabilmente poi nel secondo l'ho raggiunto. Invece nella gara, la gara è andata bene, insomma un po' di gestione all'inizio, il passo con Emis era molto simile, quindi non, anche quando sono stato avanti ho provato a dare un attimino uno strattone, non ce l'ho mai fatta buttarlo fuori dal DRS. Ecco, la chiave che non mi ha consentito diciamo di provare un attacco negli ultimi giri è stato, non ricordo, giro 22 o giù di lì, comunque appena dopo la seconda virtual safety car, dopo la ripartenza della safety, che Daniele, credo per difendersi da Lopeschi alla Roggia, è rifatto lunghissimo e il santo specchietto retrovisore brivido. Che non l'ho mai usato in tutte le gare, ho detto con le staccate che ci sono a Monza metto lo specchietto retrovisore perché potrebbe servire,
mi ha salvato la vita, l'ho visto arrivare, non ho girato. E lì sono uscito dal DRS di Emis, quindi per andare a riprendermi il DRS ho dovuto spingere con l'ERS e poi quando gli sono arrivato dietro non avevo più ERS da sparare per attaccarlo, quindi va bene così, dai, tutto sommato bravo Daniele, che grande. È stato più lui la spina nel fianco, dico la verità, perché pensare di attaccare Emis senza lui dietro sarebbe stato più facile, avrei dovuto pensare solo una cosa, invece ne avevo due a cui pensare, quindi bravo Daniele, bravo. E bravo anche Emis, ovviamente, che non lo vedo, però insomma, complimenti. Va bene, va bene. Arrivano delle domande dalla chat da parte di NCVR46 per Daniele. Anzitutto, complimenti per la lucidità. Ah, aspettate a scrivere, che sennò me la perdo. L'ho persa. Ok, eccola. Complimenti per la lucidità. Da 0 a 100, a che punto è il tuo feeling con il volante e con il gioco? Sei il mio mito. Quindi anche Taz ha fatto la pole lunedì scorso in Sport League. Si è conquistato il podio, quindi anche da parte sua e da parte di chi ci segue arrivano i complimenti. Sì, grazie a tutti innanzitutto per i complimenti. Ma allora, per il feeling col volante gioco mi trovo abbastanza bene. Niente. Diciamo che questo Formula 1 2020 all'inizio ho fatto fatica a trovare la trazione, perché non mi trovavo bene. Poi ho incominciato un po' a girare, a modificare un po' l'assetto e alla fine mi sono adeguato abbastanza bene. Molto bene, grazie mille. Sì, dalla chat NC ci segnala che quasi sicuramente, ecco, dobbiamo recuperare magari la data precisa, dobbiamo fare il conteggio dei giorni, se anche il pilota più giovane ad essere andato a podio in, sicuramente in Premier League, ma in generale nei campionati FIT, perché forse il più giovane era Nico, ma aveva già 15 anni se non vado errato quando ha corso in Master, quindi ancora complimenti per questa grande crescita. Grazie mille. Allora, domanda per tutti e tre da parte di Francesco Pinna. Visto che siamo a 7 gare dalla fine, vorrei sapere i vostri obiettivi. Luca? Vabbè. Direi che la risposta lo diciamo, è ovvia. Non lo so se sennò poi ho responsabilità. Non sono scaramantico, credo che poi ognuno sia attore del proprio destino, ecco, mettiamolo così, quindi la classifica insomma in questo momento mi vede primo e a 7 gare dalla fine è inutile nascondersi dicendo che l'obiettivo è quello grande, la griglia è tosta, è agguerrita, vediamo che ogni gara c'è qualcuno che arriva, che va, insomma niente, quindi cerchiamo di portare a termine questo lavoro buttato sulla costanza che ho iniziato da inizio stagione. E anche perché insomma la carta, credo che questa sia la quarta vittoria di Emis se non vado errato in campionato, e io ho vinto 0-2, quindi va bene così, via, l'obiettivo è quello. Sì, a livello di costanza te invece, ovviamente in attesa i risultati ufficiali eccetera eccetera, sei invece il pilota che ha ottenuto più podi, poiché eri a 7, con questo arrivi ad 8, quindi poi anche per Emis attenderemo i risultati ufficiali e te. Per Daniele, certo. Invece, per quanto riguarda gli obiettivi di fine stagione, sei al nono posto in classifica piloti, 50 punti da Zampi, un buon margine dopo il GP di oggi nei confronti di Dr. Wu, diciamo sei l'ultimo delle prime guide, visto che siete 18 piloti, 9 team, te sei in una posizione, ecco, diciamo ti ho virtualmente eletto prima guida della Racing Point per una mera questione di risultati. Gli obiettivi, diciamo, da qui a fine stagione, perché riprendere Zampi significa in realtà riprendere anche una possibile zona finals, però con 7 gare al termine è un po' complicato, diciamo, cosa ti aspetti da qui a fine stagione? Altri podi? Qualche vittoria? Allora, adesso la vittoria non penso, perché devo ancora trovare un passo un po' più veloce in gara, però sì, l'obiettivo principale è conquistare la posizione su Zampi, almeno avvicinarmi. E sì, poi dopo cercherò sempre adesso di fare del mio meglio. Poi i podi arrivano se mi alleno e continuo così.
Molto bene, grazie mille. Tra 2 settimane invece a Singapore, come vedi, come ti senti con la pista? Allora, io a Singapore non mi è mai piaciuta particolarmente, però ecco, sicuramente lì farò molta fatica, però dai, anche lì cercherò di dare il mio meglio. Molto bene, grazie mille. Luca, invece, te a Singapore, come vedi la situazione? In questo momento nera perché non ho mai girato a Singapore se non che 2 giri l'anno scorso, perché quando ho iniziato io a girare insomma in maniera professionale, possiamo dirlo, dai, ci consideriamo insomma tutti noi che facciamo parte di questa community, questo termine. Voi eravate a Singapore con le gare e quindi ho mosso diciamo i primi giri, ma non arrivo diciamo con tabula rasa, quindi sarà sicuramente divertente preparare la gara e trovare un buon setup e poi vediamo fino a dove riusciamo a spingerci. Molto bene, grazie mille. Siamo definitivamente in conclusione. Andiamo a vedere chi è il stato eletto dalla chat, il driver of the day, che con il 50% delle preferenze viene eletto proprio Daniele Play, e quindi si porta a casa dopo il podio. Anche questo non garantisce punti, però ecco, eletto dalla chat. Come detto, arrivano ancora davvero tanti complimenti, quindi ancora complimenti Daniele per questo GP. Grande Grazie mille. Daniele. Molto bene, purtroppo non. Hiroshi dice come vince a Singapore. Prega, ecco, è così. Spera in una gara random, non è che devono succedere cose. Purtroppo, come detto, non abbiamo avuto Emis in questo post-gara. Io ve lo dico come Hiroshi, come Raffaellelli, i bocconi amari vanno mandati giù. Purtroppo non abbiamo avuto Emis in questo post-gara. Sono il primo a dispiacermene. Speriamo nei prossimi di ritrovarlo. Un ringraziamento invece a Pozzuca per essere stato qui con noi. Grazie, Luca, buonanotte. Grazie a voi tutti, buona serata. Ed Buonanotte. anche a Daniele, grazie per essere stato qui con noi. Buonanotte, Daniele. Grazie, buonanotte. Molto bene, ringraziamo anche chi si è dilettato nel corso della settimana fit con la varia, diciamo, il livello organizzativo, la direzione di gara, la regia, e questa sera la regia a cura di Luca Flaminio. Grazie, Luca, buonanotte. Grazie a voi e buonanotte. Gli E appuntamenti, vai, sì. vai, vai, bravissimo, proprio quello, Ovviamente bravo. Fit non si ferma perché ci sono anche troppe gare. Uno dice, vabbè, settimana di pausa. No, invece faremo più gare la prossima settimana, che con i campionati ufficiali da domenica avremo il secondo round in Belgio per quanto riguarda il desafio internazionale. Come lo nominiamo in questo modo, in realtà è nominato Mundial F1 Esports, gara 2 in Belgio, la sfida che vede coinvolti diversi siti essenzialmente americo-latini, però con qualche rappresentanza europea. Ci sarà davvero molto molto da divertirsi, poiché il livello è discretamente elevato, sarà discretamente elevato anche con la presenza di Nicolas Longuet, pilota ufficiale della Renault Vitality Sports Team. Quindi piloti fit sono caldi a confrontarsi con Che un pilota di attenzione, tale calibro. Sì, ecco indiscrezioni mi dicono che potrebbe clamorosamente non correre. fatto. No, Adesso ci ritroviamo che non corre nessuno. Vado a prendere il indiscrezioni, pad. no. Io personalmente, infatti, ti avevo domandato giovedì se corresse con la Renault, poiché ci sono dei contratti. Diciamo ci sta, ecco. Fossi io a dover tutelare il nome della mia scuderia, non ti permetterei di andare a correre in un campionato secondario dove magari fai brutte figure, succedono cose, ecco, perché se andiamo a scavare negli archivi anche i più grandi campioni degli sports potrebbero vacillare nel loro nome, ma comunque no, non litighiamo troppo. Vediamo quali saranno i prossimi appuntamenti. Ovviamente questa sfida contro i ragazzi del Liga Online F1 sarà 28 febbraio, domenica. Avremo sempre lo studio qui su Twitch dalle 22:30 all'incirca. Chiacchiereremo un po', seguiremo la gara insieme, quindi sarà una serata di svago essenzialmente. Il 1º marzo tornerà il Formula 2 Invitation Tournament con il Gran Premio del Bahrain e di Francia dalle 21:00, ma non garantiamo la live, è un GP, un evento anche questo di svago, sereno.
Il 5 tornerà invece la Formula Europe, andremo a correre in Olanda, il quinto round, il 3, pardon, tornerà la Formula Europe con il quinto round, andremo a correre come detto in Olanda, sempre su Twitch la seguiremo in una sorta di salottino. Il 4 invece tornerà la Formula Europe con il Gran Premio di Russia, quindi se dalla chat c'è qualche pilota interessato a voler correre, a voler entrare nel panorama fit, le iscrizioni al sito www.formuletalentin.com sono aperte, quindi ben vengano, ci sono tutte le guide per capire come iscriversi, come iniziare a muovere i primi passi qui su Fit. E poi chiuderemo finalmente la settimana venerdì 5 marzo con il secondo appuntamento settimanale del Formula 2 Invitation Tournament, gara 10 e 11, Gran Premio del Brasile e del Messico. Siamo definitivamente in conclusione, ringraziamo tutta quanta la chat per averci seguito, speriamo che vi siate divertiti, io vi rimando ai social, intanto abbiamo passato quei 666 follower, abbiamo ottenuto qualche follower in più anche in questa serata, quota 669, quindi rigiriamo il 9 ed è stato infernale anche questo, è stata infernale questa settimana, ma ci siamo divertiti davvero tanto, dai, quindi grazie ancora a tutti per averci seguito, ci vediamo sui vari social, Instagram, Telegram, il sito, insomma siamo essenzialmente ovunque, quindi vi aspettiamo, l'appuntamento ovviamente come detto è a domenica e mi raccomando, a non a presto, solo se fit non è live. Buonanotte a tutti. Buonanotte.